Da oggi ve li presento sotto forma di charada. Ed ho un presentimento che forse non vi aggrada. Debuttò a Sanremo, che era minorenne. Fra un po' la rivedremo da queste nobili antenne. In spagnolo il suo nome vuol dire niente. E il suo insolito cognome è d'un animo fremente. Questa è Nada 1982, Nada malanima all'anagrafe, malanima non si poteva dire quando ha cominciato perché per l'immagine era importantissima. Malanima poi cosa vuol dire in che dialetto? Malanima, niente, vuol dire malanima. Cattiva anima. A me piace, anima cattiva, non è vero. Ecco. Insomma. Ecco, la fanciulla di Gabbro, che in pratica appartiene alla storia italiana, a 17 anni debuttò a Sanremo, questo lo sanno tutti. Ecco, sì, tante volte il successo da giovanissimi brucia, ma tu non sembri particolarmente bruciata. No, a me no. Ecco, come ti sei gestita? C'è stato un risveglio che c'era fin dall'inizio? Ti sei svegliata improvvisamente? Ma... hai gestito la tua vita in maniera tale da non farti bruciare? Sì, penso di sì. Poi ero talmente piccola perché non avevo 17 anni, avevo 15 anni. Ma baravi per ragione di ricordo. E allora sai che c'è un'incoscienza così che mi ha aiutato e tutto quello che mi è successo in quel periodo praticamente mi è passato così, no? E quando invece... ho fatto un attimo il punto della situazione e ho capovolto tutto e ho ricominciato praticamente da capo, così, contro tutti, perché tutti dicevano ma cosa fa questa? E invece devo dire che avevo ragione, io lo sapevo. Cioè, che cosa hai fatto contro tutti in pratica? Cioè, io praticamente ho cominciato a fare delle canzoni, non è che sono andata gradualmente, no? Ho fatto un cambiamento, diciamo così, graduale, no? No, da feconto rosso-nero, improvvisamente, capito? Cioè, il rosso era Paddy della Mao, sì, qualche per dire, fa, eccetera, sì, il nero? Esatto. E poi ho fatto subito dopo un LP di Piero Ciampi, certo. Poi Paolo Conte. Che poi... hanno venduto tre copie per tre la gente. Tre copie, ho fatto uno spettacolo con 10 persone insieme a Piero, era bellissimo, però io ci credevo e sono state tutte cose che mi sono servite e io lo sapevo, io però gli altri no, e allora tutti pensavano che io ero in crisi, che non facevo più niente, ma e in effetti ero io che avevo scelto di fare così. Tu che poi ti sei data al teatro, poi ho fatto teatro, ho Anna fatto Frank. Il diario di Anna Frank, ho fatto Pigmalione con Giulio Bosetti, poi ho fatto anche un po' di televisione, Puccini, qualche apparizione così come attrice, e poi adesso sto facendo L'opera dello sghignazzo con Dario Fo. E tuo partner, sì. Maurizio Micheli, cabarettista che sì. Ha girato molto a Milano. Ecco, questa esperienza in teatro che cosa dà? Arricchisce, cioè è più divertente questo il fatuo mondo della canzonetta, come dicevo una volta. Sì, critici, è molto, no? Più divertente. Più divertente il fatuo sì, della canzonetta. Moltissimo, teatro noioso, un po' noioso certe volte, sì. Comunque io devo dire che mi sento, sono una cantante soprattutto e mi sento una cantante. Recito, mi piace e mi viene anche bene, per cui va benissimo, è un'esperienza che serve perché sei a contatto con il pubblico tutte le sere, tre ore in scena, e in questo caso oltre a recitare canto anche, quindi va benissimo, però insomma cantare più è meglio. È meglio. È tornata all'assalto soprattutto l'anno scorso con 45, dimmi che mi ami, che tu ami solo me. Ecco, ho imparato quasi lo scioglilingua. Il testo era mio. Il testo era tuo, e quest'anno più sbarazzante che mai, abito verde, color mela dal tempo delle mele, notare, prego, la gonna estremamente cotta, la possibilità sì. Anche di aumentare, va bene, avete capito? Ecco. Mi dice, riesce Sophie Marceau in questa operazione, ci puoi riuscire anche tu? No, va bene così. Dicevi? Dicevo, ma con una bambina di 6 anni si può ancora fare la sbarazzina così? Sì, perché no? Perché la figlia ti vede a fare queste cose, cosa dice? Benissimo. Dice la mamma è verde, eccetera, eccetera. Verde, a volte rosa, sciocchi, poi a volte... tutti i colori, mi piacciono i colori. A me piacciono invece le domande grunt, che sono il momento clou di queste interviste, e io ti inviterei a sceglierne per l'appunto una, vediamo un po' allora, che cosa capita a Nada Malanima. È questa qua? Questa qua, sono sempre quella di sotto, vediamo che cosa è capitato. Cattiva, eh? È capitato una domanda perfida. Da ma che freddo fa, parentesi 1969, mm-hmm. Sai che la parentesi è fondamentale, non ci smise, nada, parentesi, 27, 29 anni, no, classe 53, cosa ne hai? 28, nada, parentesi, 28 fine, anni, sì. Allora, da ma che freddo fa, parentesi 1969, a Dario Fo, di solito le cantanti che passano dalla canzone alla cultura teatrale diventano delle snob tremende con la puzza sotto il naso, succede, è successo anche a te, sei, guardi le altre, dici ma sai io esito con Fo, quindi... No, non sento niente. Niente puzza sotto il naso.
No, assolutamente. Però adesso che tu mi hai fatto questa domanda, ridevo, hai visto? Perché sì. Mi è venuto in mente che quando facevamo le prove, questo inverno, quindi era freddo, una sera siamo usciti dal teatro e allora faceva molto freddo e io ho detto, ma che freddo fo'. E la temperatura si è chiaramente abbassata. Divertente. Per la freddura, stupenda. Buonissima osteria. Bene, la canzone che ascoltiamo adesso ha un titolo piuttosto sì, simpatico. Si chiama Ti stringerò. Ti stringerò, più corto di quello dell'anno scorso. Vorrei premettere, mandate i bambini a letto, perché insomma c'ha varie chiavi di lettura questa canzone. L'hai scritta tu, una canzone così sì. Un po' anni 50. Con Lusini, che ha scritto la musica, e io le parole. Le parole, un po' maliziosette di una storia. Ma ironiche, direi, dai, più che. E la potrebbe essere la prima volta di un adolescente un po' fantasiosa. Sì, trovi? No, potrebbe essere tutto, insomma, io però trovo di no. Allora, l'ultima canzone di Nada. La luna appesa alla parete, la notte a me mi viene sete, fammi bere amore, fammi bere, fammi bere un po' di te. Giuro che ti...